E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Costa e benvenuti in questa nuova recensione. Voi dovete sapere che in questo gioco di Spyro 1, visto che siamo nel mondo dei domatori, vi porgo il mio benvenuto alle cime alberate. Capite? Alle cime alberate bisogna recuperare 500 gemme e liberare 3 draghi intrappolati. I nemici di questo livello sono senz'altro i gorilla e le scimmie, ma le scimmie piccole ci lanciano le banane addosso a noi, mentre i gorilla ci tirano calci. Voglio darvi un consiglio: se volete fare un fantastico giro delle scimmie alberate, non fermatevi a una sola supercarica. E abbiamo salvato il primo drago, Lyle. Spyro, se vuoi fare un tour davvero sensazionale di cime alberate, non fermarti a una sola supercarica. Capite ragazzi, non dovete mai fermarvi a una sola supercarica, dovete continuare. Non fermatevi. Dopo aver fatto una sola supercarica, fate le altre. Ricordatevi che questa supercarica ci serve per inseguire i due ladri. Noi dobbiamo inseguire quel ladro verde che ha la gemma viola. Questi ladri cambiano colore. Abbiamo ammazzato il ladro verde e abbiamo preso la gemma viola. Ora liberiamo questo secondo drago che si chiama Jed. Sentite che dice. Che emozione, Spyro! Hai imparato molto da quando eri un giovane planatore. Sì, beh, potevi trovare un posto più semplice in cui farti intrappolare. E poi voglio dirvi una cosa, in questo livello di Spyro 1, visto che si intitola Cime Alberate, voi guadagnerete un trofeo e vi spiego come funziona. Per guadagnare un trofeo dovete saltare tutte le rampe della supercarica. Spyro sta imparando un bel po' di cose da quando abbiamo iniziato questo gioco. E non dimenticate che questo Spyro 1 si trova in questa trilogia Reignited Trilogy. E poi come vi ho sempre detto nei video precedenti, Spyro 1 è bello rimasterizzato. Sono felice che i creatori l'hanno rimasterizzato. Spyro the Dragon è il titolo di questo gioco, ricordatevelo, mettetevelo in testa. Adesso dovete capire cosa si deve fare. Non dimenticate di passare sempre in quel vortice che vi aiuta ad attraversare il livello. Non avevo mai affrontato scimmie e gorilla qui. Ma che siamo, al circo? Sono belle ste scime alberate. Potrei starci per ore. Andando super veloci con la supercarica, sembra di essere nel film Speed Racer o come le macchinine Hot Wheels. Adesso c'è da acciuffare il ladro rosso, che anche lui c'ha una gemma viola. Ma prima salviamo questo terzo drago che si chiama Isaac. Alla fine della rampa di una supercarica puoi arrivare davvero lontano. Ci provo subito. Voglio provarci subito. Questi ladri sghignazzano anche. Fermo, non scappare, ladro. Ah, ho capito, devo seguire la pista
per vedere dove sta scappando. Fermati, lascia quella gemma viola, è mia. Oh, finalmente. Ora che non ci sono più ladri da inseguire, andiamo subito a recuperare le gemme. Devo arrivare a 500. È veramente una rottura questo livello, ci tocca sempre ricominciare il percorso da dove avevamo iniziato, davvero. E io ho sempre questa chiave fissa che ho preso, finché non troviamo un forziere con il lucchetto non sparirà. Bene, bene, andate via, toglietevi di mezzo, via dalle scatole scimmioni, vi arrostisco tutti con il mio alito infuocato. E poi con questa supercarica ho aperto gli scrigni resistenti. Bene, e questo livello l'abbiamo completato al 100% e abbiamo recuperato 500 gemme. Meglio che vi saluto ragazzi, il video è durato abbastanza. Meno male che giunge al termine. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale come sempre. Ciao a tutti.